Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio della serie sulla The Alps, serie alpina, su Farming Simulator 2015. Allora, oggi come vedete siamo qui nel campo, ho fatto un po' di andare, adesso finiamo con il nostro... Cos'è? Il TM? Sì, il TM175, che ho comprato la scorsa volta, no, mi sa 2 volte fa. Adesso non mi ricordo più bene. Comunque, l'ultimo acquisto che abbiamo fatto. Ecco, dietro le quinte, appunto. Ho finito di trebbiare il campo. Poi ho venduto, appunto, le colture. E ecco, guardate lì, c'è un nuovo mezzo, ovvero il Fiat 9090. Come trattore è quello col caricatore frontale. Come trattore non è male, solo che avendo 90 cavalli e la nostra imballatrice ne richiede appunto 90, è un po' un casino, quindi mi sa che non lo vedrete all'opera lui, ma lo terremo su in farm con il caricatore, perché qui è proprio inutile. Allora, finito. Torniamo giù. Di soldi ne abbiamo ancora. Ecco, questo qui sbanda. Di soldi ne abbiamo ancora un bel po', perché 253.000, dato che costava sui 12.000. Quindi si è messi bene. Adesso lo proviamo un attimo. Allora, come vedete non è... Scendiamo che si vede meglio. Allora, e le texture sono un po' fotografiche ed è una conversione. Però come modello e tutto non è male. Ecco, stonano un po' sti attacchi del caricatore frontale, però sono così. Non ci si può fare nulla. E basta. Sono state installate due GoPro, una qua e una qua di lato, mi pare. Guardatela, eccola. Però non è male come Fiat. Non è che io impazzisca per questi trattori. Preferisco, come sapete, piuttosto un Lamborghini un po' vecchio con ruote. No, con cingolati dipende dai modelli. Allora partiamo, attiviamo gli HUD. Vedete, parte abbastanza bene. Forse le ruote un po' troppo larghe, però non è male. Allora, piccola prova. No, è meglio metterle così. Con la O. Sì. Adesso imballiamo un po', poi dopo dobbiamo andare a fare altri mestieri. Perché io, oltre al Fiat, fatto ordinare a Uber, che poi adesso non lo sentirete più perché, ecco, vedete, non va più. Facciamo tutto così. Avevo detto ad Uber di ordinarmi, oltre al Fiat, un nuovo modello, che però si è dimenticato, quindi andremo a prendere il suo camion e lo portiamo qua. È un mezzo forestale, vi dico già, che volevamo già prendere, ma purtroppo prima i soldi mancavano. Adesso facciamo la seconda andana e poi casomai finisco io. Ok. Come vedete il dirt sta già iniziando ad apparire. Vedete un po' sulla velocità, diamogliela più piano. Adesso non va neanche il retro perché è attivata la PTO. Ce la fa? Sì, ecco. Tra l'altro non so neanche se questo video riuscirete a vederlo oggi, perché ci sono dei problemi con YouTube e un po' tutti i server, quindi sarà difficile che voi lo vediate. Però al massimo lo vedete al pomeriggio, ecco. Adesso prendiamo di qua, dai. E scarichiamola qua. Basta che non va nell'acqua. Sì, in teoria la paglia,
Non so come si fa nella realtà, però presumo che la si imbala con le imbalatrici, quelle quadrate. Perché qui non si fa per niente paglia, soltanto fieno. Allora, vediamo un po' se riesce. Ecco, velocità di punta 38 km orari. Non è praticamente nulla. Comunque come imballatrice questa qui non è male. È un dirt un po' strano, si sporca poco. Sì, poco. Un po' a macchie, ecco. Adesso prendiamo qua. Tra l'altro, cos'è che è? Ieri ho iniziato la scuola. Ho ripreso. Perché le vacanze purtroppo sono finite. Beh, da un lato è anche bello. Dall'altro non troppo. Iniziano le verifiche, tutte le cose lì. Inizia un periodo un po' noioso, ecco. Cioè non è che è noiosissimo, però c'è di meglio. È meglio stare a casa a far altro. Allora, facciamo l'ultima valla. Finendo sta andana qui e poi andiamo a comprare il nuovo mezzo. Vabbè, io mi fermo qua. Ok, adesso ecco, sto pensando di vendere questa qua. Magari comprarci un'altra trebbia migliore, così da poter trebbiare gli altri campi. Adesso facciamo il bagnetto, ok. I campi tipo questo qua, così. Questi qua dietro, essendo di mais, vediamo poi cosa fare più avanti. Allora, andiamo subito allo shop. Ok. Andiamo di corsa. Allora, è un mezzo forestale ed è un John Deere. Adesso andiamo là a vedere se c'è già il camion. Stiamo qua, ecco. Ok. Allora, il nostro mezzo è equipaggiamento silvicoltura ed è punto. Questi qua sono rimorchi che aggiungeremo più avanti. Aggiungeremo questo. Questo qui è quello originale, in teoria. Con la gru non mi interessa. Poi magari questo, ecco. Questo qui ho provato ma non è al massimo. Aggiungiamo il H o il G. Ma io direi di aggiungere il John Deere. Sì, dai, John Deere per 102.000 euro. Andiamo un po' a vedere. Eccolo qua. Come modello non è affatto male. È ben dettagliato e tutto. E non ho nessuna critica da dargli. Allora, adesso i comandi vi faccio vedere dopo, però hanno esonerato. Vedete la pinza si può muovere e tutto. Servirà appunto per quello a portare i tronchi interi in un punto più accettabile. Adesso vediamo se riesco a salire. Ok. Aspettate, già che ci siamo, visto che lo vorreste vedere un po' tutti, mi compro questo. Giornata di acquisti oggi, dai. Ecco, prossimo trattore penso su questo qua, 135 cavalli. Costa anche poco. Allora, eccolo qua. 56 cavalli, ok. Sto qua lo lasciamo sul carro. Visuale destra. Boh. Ah, ok. Capito. Allora scendiamo un attimo perché. Ok. E rimuovi. Ecco, togliamo il tettuccio che non è che mi piaccia più di tanto. Adesso potremmo lasciarlo nel bosco, eh. Adesso vediamo un po'.
Allora, non l'ho mai provato, a dir la verità, quindi non saprei neanche io su cosa utilizzarlo. Lasciamolo lì. Ed ora carichiamo questo. Allora, sto qui, possiamo muovere anche la lama. Dopo vi faccio vedere, anzi adesso, con il tasto destro del mouse, andando verso sinistra, la abbassate. Eccola qua. Adesso andiamo sul camion, vedo che ci ha prestato Uber, ci ha dato le chiavi, ma si vede che ha cambiato gli specchietti perché, o che si sono dimenticati di verniciarli, lì non so proprio. Lampeggianti accesi e aspettate un attimo, velocità è meglio diminuirla, altrimenti qua ci sarà qualche danno. E adesso partiamo. Spero che si sente un po' il volume di gioco perché non sono sicuro che si senta per vari motivi tecnici e ora siamo pronti a partire, anzi siamo già partiti. Sto qui lo scanico. Ops, ops, permettetemi di stare in mezzo alla strada perché qui con tutte le piante succederà un casino. Adesso qua visuale resta, sì, no, non resta. Vabbè, dai. Gli specchietti non funzionavano. Sì, funzionavano quando l'ho presentato. È la mappa che non è troppo, una grafica pesante, quindi non ci permette di visualizzarle. Facciamo passare i pedoni. Bravi, sono bravi, visto. Il cingolato, ecco, ditemi per cosa lo potrei usare. Cioè, io non saprei neanche cosa fargli fare. Magari lo portiamo su in farm, gli facciamo fare qualcosa lì perché tanto lui sta andando avanti. Vabbè. C'è tutta la strada è nostra. Sto camion qui mi sa che a breve ne compriamo uno anche noi. Oh, non cadere. Direi che ci possiamo vedere dopo quando siamo su nel bosco che tagliamo un po' di piante, lo proviamo. A dopo. Allora ragazzi, siamo arrivati qua nel bosco. Io direi che adesso possiamo iniziare a tagliare qualche albero. E il video direi di terminarlo qui. Vi faccio vedere un po' di funzioni del nuovo mezzo. E poi allora, tagliamone un po'. Così che la prossima volta veniamo qua direttamente a trasportarli. Ok, ops, tagliamolo di qua. No, dai, tutti nello stesso senso. Sto pensando quasi che il Lamborghini, provandolo, mi è piaciuto molto, non l'avevo proprio mai provato. L'ho scaricato e però usato pochissimo, non mi diceva tanto, però provandolo un po' non è male. Allora, andiamo qua, ok. E stavo pensando di attaccargli l'attrezzo per adesso se funziona, questo qua, questo ecco, se 70 cavalli l'unica mi sa di meno, vediamo. Cinquantasei, in teoria non riesce. Al massimo consigliatemi voi cosa possiamo fargli fare. Allora, tagliamo l'ultimo tronco, così prossima volta li trasportiamo tutti, li andiamo a vendere. Poi li ripuliamo poi prossima volta, dai. Allora, perché dobbiamo trinciare un po' sti ceppi, al massimo c'è un'altra mod molto carina. Allora, possiamo muovere il braccio così con i tasti del mouse sinistro, ruotarlo. Oh, ogni tanto si inceppa, aprirlo e ne prende anche molti e basta. Col sinistro su e giù nulla. Destra e sinistra alzate e abbassate la lama, vedete? E non è affatto male come mod.
Poi con i tasti del numpad, con il lotto aggiungete le griglie sulle ruote, con il 7 aprite la portiera sinistra e con il 9 con la destra. Invece con il control destro più 7 aggiungete le griglie, vedete, sulle due portiere. Va un po' in conflitto perché ve le chiude, però fa nulla. Mentre con il control 8, control e 9 aggiungete la griglia qua dietro, poi i fanali tutti funzionanti. Ok, e niente, adesso vi faccio vedere un po', ma 20 km orari arriva. Lasciamogli le catene, dai, uno lo prendiamo tanto per provare. La lama servirebbe per spostare un po' i tronchi, ecco. Che qui questo mezzo qua ci fa molto comodo. Allora, andiamo un po' avanti e chiudiamo. No, l'ho preso troppo da una parte. Se ce la faccio, magari. Ok. Voi lo prendete non proprio sulla punta, così forse è troppo. Boh. Adesso vediamo. Perché dopo, se voi lo girate verso. Ecco, così è troppo, sì. Però potete abbassarlo. Vabbè, noi lo portiamo così. Fate finta che va di tutto bene. Facciamo un attimo una cosa, andiamo un po' avanti. Forse l'altro mezzo. No, beh, aveva le ruote doppie, era troppo grande. Dovreste prenderlo così, eccolo. Si appoggia. Ok, noi lo piazziamo. Qua così. Sì, forse un po' troppo in mezzo, vabbè. Al massimo sto qua lo carico io, poi con la lama lo sistemate. Vedete? Ecco, lo mettete lì contro. Sì, un po' i suoi problemini, ma sono anche io che non sono tanto capace di utilizzarlo. Quindi prossima volta, ecco, utilizzeremo questo. Scrivetemi nei commenti cosa possiamo fargli fare al Lamborghini, che poi il camion lo tengo fino alla prossima volta e poi lo riporto a Uber. E spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like, commentare, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.